È appena terminata qui a Milano la presentazione ufficiale da parte di Asus di ROG Phone, il punto di forza della categoria gaming degli smartphone di casa Asus. Un ROG Phone che abbiamo già avuto modo di anticipare a IFA di Berlino e che abbiamo anche già visto a Computex nei primi mesi dell'anno, ma che oggi finalmente viene presentato anche in Italia nella sua configurazione più potente. Troviamo qui un dispositivo sicuramente molto spinto, come caratteristiche tecniche che comunque ricordano sicuramente i top di gamma attuali. Troviamo infatti Snapdragon 845 per quel che riguarda la CPU, accompagnato dalla classica GPU Adreno 630, che però viene a sua volta potenziata con un Cryo Speed, quindi con un boost anche qui, ovviamente dedito alle prestazioni, perché questo è uno smartphone da gaming, uno smartphone che punta tutto alle prestazioni proprio sui videogiochi. È stato presentato infatti insieme a numerosi dati sugli sport dedicati ai videogame ed è un prodotto che va a puntare proprio qui. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, in 6x6 troviamo un pannello AMOLED da 6 pollici in risoluzione Full HD Plus, che si presenta anche con una caratteristica molto importante, 90 Hz di refresh rate, un rate che chiaramente aiuterà le sessioni di gioco, ma che potrà essere mantenuto attivo tramite le impostazioni completamente personalizzabili anche per quel che riguarda l'utilizzo quotidiano, quindi sicuramente una caratteristica da tenere sott'occhio. Per quel che riguarda, torniamo appunto al lato puramente gaming, Asus ROG Phone viene presentato insieme ha una ventola di aerazione, l'Aerocool appunto inserita nella confezione, che permetterà di andare a raffreddare ulteriormente lo smartphone e quindi di mantenere le temperature sotto controllo. È stato detto appunto dalla casa madre che in realtà questo smartphone tende a non scaldare anche dopo lunghe sessioni di gioco, andremo sicuramente a testarlo. Comunque questa ventola inclusa nel prezzo sarà sicuramente un accessorio interessante. Altri accessori ne abbiamo numerosi, abbiamo anche avuto modo di inquadrarne alcuni. Partiamo da una dock per esempio, che permetterà una sorta di hub tra cavi, quindi una connessione molto rapida e plurima tra varie periferiche, ma passiamo anche in realtà a una dock dedicata alle console. I nomi ovviamente li troverete sicuramente qui sotto nell'articolo con tutte le varie specifiche e i vari prezzi. E quindi numerosi accessori che verranno lanciati in contemporanea con Asus, avranno un prezzo ovviamente separato e potranno essere acquistati o in bundle tutti insieme tramite anche un trolley che li comprenderà tutti, di cui il prezzo però ancora non è stata una caratteristica annunciata, oppure separatamente. Batteria da 4000 mAh che viene definita comunque ottimizzata proprio per queste sessioni, che dovrebbe durare, per quanto è stato dichiarato, circa 11 ore e mezzo di utilizzo intenso tramite la X-Mode, una modalità prestazionale, una modalità che aggiunge anche allo schermo dei toni rossi, dei toni magari anche un po' tamarri, diciamo così, e che andrà proprio ad alimentare la spinta del processore, un processore che arriva fino a 2.96 GHz, quindi forse il primo, anzi senza dubbio, il primo processore a spingersi tanto, rimaniamo comunque nell'ambito di Qualcomm Snapdragon 845, e che verrà ovviamente dedicato alle prestazioni. La X-Mode andrà anche a sostituire fondamentalmente le notifiche che verranno messe in non disturbare e a permettere un'immersività completa all'utente. In ultimo, Asus ROG Phone verrà presentato al pubblico il 25 ottobre 2018 con preordine a partire da una settimana prima, quindi dal 18 ottobre, sugli e-commerce di Asus presso i retailer differiti, ma anche tramite Vodafone, con alcune offerte che possono risultare interessanti e che andremo sicuramente ad elencarvi. Il prezzo ufficiale di questo prodotto sarà di 899 euro, quindi un prezzo inferiore alla soglia psicologica dei 1000 euro. Per tutto il resto vi ricordo l'articolo qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, già questa sera, e un saluto da Nicolò per Tech. Ciao!